Guardate che posto, lì in mezzo ci sono le gole dell'Infernaccio, dove oggi andrò a fare la mia escursione. Andremo a vedere le gole dell'Infernaccio e una cascata nascosta e l'eremo di San Leonardo. Vediamo se riusciamo a fare tutte e tre le tappe. Bellissimo sto posto. In Toscana. L'ho fatto quasi 3 ore di macchina per venire qua, vediamo se ne vale la pena. Sicuramente sì. Ho visto alcuni video, è la prima volta che vengo qui, quindi beh, mi sono lontano parecchio da casa. Ho visto alcuni video e credo ne valga veramente la pena, insomma. C'è una bella gola spettacolare, poi andremo a vedere se riesco a fare tutto un giro, andremo a vedere l'eremo di San Leonardo, appunto le gole dell'Infernaccio e la cascata nascosta, così chiamata. Quindi vediamo se riusciamo a fare sto bel giro. Prossimità dell'inizio proprio del percorso. Gole dell'Infernaccio, comune di Montefortino. Eccole qua. Qui sicuramente ci saranno tanti percorsi. Monti Sibillini, strada pericolosa, vediamo che altro c'è qui, niente, qui c'è tutta la mappa, ok, con i vari sentieri, noi facciamo le 9 da come sto guardando adesso, attenzione, il sentiero è 9, è chiuso dopo l'eremo di San Leonardo. Dopo l'incrocio per l'eremo di San Leonardo, ok. Vediamo più avanti. Ok, andiamo. Questi, quelli sono picchi meravigliosi, guardate che roba. Sì, ci sono due persone con cani, qui posso sentire questo abbaglio, guardate che spettacolo. Questa roccia proprio impregnata d'acqua che cade da tutte le parti a strapiombo sopra me. E qui prima di iniziare sto sentiero vi faccio vedere, questa è una galleria che taglia la montagna, una volta la usavano per trasportare insomma coi mezzi, adesso è chiusa, se no questa taglierebbe proprio, coi mezzi trasportavano il materiale per costruire l'eremo di San Leonardo, se non ho capito male, qualcuno mi correggerà, e ho letto brevemente una storia qua del posto, e adesso è chiusa però, quindi facciamo un giro sopra che è anche più bello, più suggestivo, anziché tagliare qua sotto che non si vede niente. Sono venuto apposta per vedere questo spettacolo. Sì.
logicamente, come già ho visto in un altro video, un'altra persona dice è inutile fare il video perché non gli dona tutta la bellezza che vedi, insomma, dal vivo. Quindi effettivamente le profondità tra una montagna e l'altra non riesci a percepirle. Da qui si vede una prospettiva completamente diversa, però spero che il video viene bello uguale e che qualche emozione la trasmette. Che intento a voi è questo, no? E comincio a salire la dura. Vediamo pure, guarda, proprio il bagno qua. Sì. Il sentiero praticamente costeggia quel giattolo lì. Andate su questo sentierino, questo va proprio là dentro alla gola. Segni Kai, sì, il chiero da quanto ne so è ben segnato. Al di là che ci sono tanto dei cartelli che è pericolosissimo per frane, e quindi sconsigliato perché è pericoloso, però il percorso in realtà non è difficile, poi come percorrenza non sali, scendi, però qualche salita poi per andare su all'Eremo San Leonardo dovrebbe essere una bella impettata. Vicino, faccio vedere meglio, che da qua si vede pure la Via Lattea, guardate. Si arriva su, scavalliamo un primo tratto, si scende in picchiata, qui intravedo una passerella a legno che si infila dentro quella gola stretta.
passaggio qua è molto suggestivo già dall'inizio, veramente particolare, molto bello, guardate. Poi vabbè, acqua limpida proprio. Questa è sicuramente quella gola che sbuca dove abbiamo visto prima che c'era la spaccatura, sicuramente ci può fare il corso. Wow ragazzi, come passiamo lì? Questa è bella pure da farla tutta a mollo, spettacolare. Thank you.
sembra, ma sono veramente belli grossi, non dà tanto l'idea. Assicuro che sono grandissimi. Sono passato il bivio per l'eremo di San Leonardo e sto prendendo su per l'eremo, appunto. Bellissimo bucaneve. Questo io lo chiamo, come tanti, il falso zafferano. No, vabbè, guardate qua. Ehi ragazzi, e qui questa è una cacca di lupo, una fatta di lupo. Vedete i peli? Vedete il pelo? È inconfondibile. Quindi una cacca di lupo sul sentiero. Potrebbe essere anche un lupo dominante che traccia il suo territorio. Qui siamo sul sentiero che va su per l'eremo di San Leonardo. Eccolo qua. Il falso zafferano, questo è caduto, che è velenoso, ricordo che quello lì è velenoso per noi. Andiamo avanti, c'è uno spiraglio di sole qua, che adesso sto salendo, sto parecchio in alto in confronto prima al fiume che stava sotto, sto salito tanto e continuo a salire fino all'eremo. Comincia sta erba tipo prato e quindi si vede che cambiato la vegetazione, cambia logicamente proprio l'ambiente, perché è esposto a un'altezza maggiore, quindi esce fuori dalla gola e ci batte il sole e quindi la vegetazione cambia completamente. Vedete, sotto non c'era tutta serba, erano tutti faggi e foglie di faggi e roccia. Qui invece completamente un altro ambiente, sta cominciando a cambiare adesso. Scusate il fiatone, ma è qua tutta salita. Camminando e parlando, fiatone inevitabile. L'altra dove ha scelto di farla sto lupo, come suo solito, in evidenza. Proprio su sto sasso, sul sentiero, su sto masso. Vedete? Questa è un'altra fatta di lupo. Abbastanza vecchia, insomma. Questa è già la terza. Prima non l'avevo vista perché prima sono salito qui, invece adesso ho fatto il giro del sentierino. Questa è la terza. Anche bella grandicella, insomma. Eccoci, forse siamo arrivati all'eremo, Eccolo là. Cinghiali, come potete vedere. Chiarissimo. E qui siamo all'eremo di San Leonardo. Difatti, vedete, tutto scassato per terra, evidenti tracce di cinghiale qui intorno.
amici all'eremo. Guardiamo un po' meglio l'eremo. Guardate che bel portone. Nuovissimo, del secca. Stanno facendo dei lavori. Questo deve essere il frate che ha abitato qui. C'è una statua di Padre Pio. E questo è. Stanno ristrutturando. Qui c'è una bella foto di ragazzi in gruppo proprio qui sul giardino. Qui si ridiscende. Che ci dovrebbe portare alla cascata, come la chiamano, nascosta. Inizia una faggeta praticamente. Per un'info, ci ho messo un'ora e mezza, arriva fino su all'eremo di San Leonardo dalla partenza. E comunque mi fermo a fare fotografie, video, insomma, no? Quindi ho perso pure un po' di tempo. Un'ora e mezza sono arrivato su. Adesso vediamo fino alla cascata e poi vediamo se da sotto alla cascata si può tracciare verso la macchina o devo rifare tutto il percorso indietro. Quindi vedo. Guardate, c'è ancora un po' di neve qui. E lì su c'è altra, ma in lontananza non si vede, perché poi sopra sono quelle montagne che ho inquadrato prima, dove c'era quella striscia di neve. Il sentiero prosegue. Ma
Guardate che belli. Giù centrale del fiume, la cascata sta ancora oltre. Qui non sali e scendi. Il sentiero che porta dalla Fontanella lì all'eremo di San Leonardo è il 223 che arriva lì alla cascata nascosta. Questa collinetta il rumore si fa sempre più forte dell'acqua. Sentite? Lì c'è altra neve. Pure delle impronte che non si riconoscono bene. Non so di che cosa possono essere. Qui può essere tutto. Un'altra fatta di lupo, vecchissima, vecchia, veramente vecchia. Vedete? Mentre questa sembra più fresca, ma più piccolina confronto all'altra. E questa sul sentiero che porta alla cascata nascosta, che sta lì giù a 300 metri. Di questa un'altra, non la stessa di prima, più piccola. Quindi sentieri, i lupi qua fanno come chi si interessa a queste cose sa che i lupi seguono i sentieri, anche no? Sentieri nostri, no? Come tanti animali seguono i sentieri nostri, e i sentieri che fanno proprio loro, dove anche se cammina meglio, mica sono stupidi. Quindi non vanno solo fuori sentiero e in mezzo ai boschi e tutto, ma fanno proprio i veri e propri sentieri, li seguono, quelli che facciamo anche noi. Perché comunque nei spostamenti loro camminano meglio, fanno prima, e niente, è una comodità pure per loro. Uno non ci penserebbe mai, ma è così. E quindi segnano il territorio sui sentieri proprio per far vedere che quello è il territorio loro, evidentemente è il territorio di caccia. Segni per altri animali e altri lupi che magari sconfinano. Questo diventa tutto sassoso perché è stato evidente che è stato franato qui da lì su, e vediamo se troviamo sta cascata. È una cascata nascosta proprio perché è stata proprio nascosta. Lo spettacolo. Proviamo ad andare più avanti e vediamo dove ci porta, un'altra al massimo mezz'ora, poi se la trovo bene se no torno indietro. Dalla frana poi è bello pisciato, si cammina malissimo, vedete? Piccoli tratti esposti, ma pochissimo, niente di che. Però c'è da arrampicarsi un po'. Mo' qui sopra c'è sta parete. Qua il sentiero sembra finito. Sembra scendere lì, proseguì. Arrivo lì dietro se si vede qualcosa bene, se no ciccio. È un po' pisciato qua.
vediamo questo pezzo. Non è proprio per famiglie con bambini, sto pezzettino ultimo, sennò del resto sì. Questo pezzetto è un po' impicciato. Sentierino stretto, un po' impervio. Una salita da paura. Oh, è calda. Belle cose. E cali giù. Abbiamo una faccia di meglio. Cavolo. C'hanno ragione a dire la cascata nascosta. Ma bisogna scendere qua. Vanno lì. Si vogliono lì sotto. Eccola là. Mo girate le gambe. Anche se si vede l'acquario fino là, poi andare sotto. Poi facciamo pure una bella ripresa col drone da lì dall'alto. Attenzione qua, è ripido. Qua c'è un bel salto. Siamo quasi, lo scendiamo e qua dopo qua non posso dire l'antichiato sì. Vedo strusciate, impronte, e sono dei cristiano. Guardate qua, ecco la cascata nascosta. Guardate che gola circondata, impressionante sto punto qui sopra, sembra che cade in un momento all'altro qui qua. Madonna che zone, ragazzi. Attraversiamo. Siamo quasi. Siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi. Eccoci. Eccoci. Proprio sotto. Ok. Siamo finalmente arrivati alla cascata nascosta. Così la chiamano. In su scende altra acqua. Ecco qui la cascata dell'Infernaccio.
qua di noi. Anche che sopra c'è un'altra cascata, il canyon sopra continua e da qui non si può vedere col drone, sopra si vede, è arrivato uno su giù il drone e si è visto che c'è ancora il percorso, insomma, del suo fiume e ci sono altre cascate. Quindi abbiamo fatto un'altra scoperta almeno da qui. Ragazzi, dalla cascata dell'Infernaccio praticamente questa è la fine dell'escursione.